a modo suo anche in un altro tantissimo, perché pur ricevendo in passato un contributo da un amico, poi un ragazzo esatto, dopo aver ricevuto, ha donato tanto in amore, in affetto, ha donato anche dei suoi soldini, perché a volte ha fatto una raccolta personale della donata al cuore amico. È un esempio di come la famiglia di cuore amico da 23 anni si diffonde con grande energia grazie proprio a ragazzi come Andrea, come le sue famiglie, che capiscono il valore della solidarietà e quindi della condivisione dell'amore con gli altri. Come sei tu? Cioè, tu sei degli altri, ma come sei tu? Io sto bene. Adesso faccio, vado in una situazione che si chiama Metti insieme i baracchini, infatti vi saluto, che vi saluto, no, la situazione c'è però tanta attività. Il pomeriggio, sì, perché la macchina che fa il pomeriggio? Sto a casa di Lego, mi fate tutta l'attività. Allora Andrea, tu hai preparato una poesia, anzi dei pensieri, l'hai scritta, la vuoi leggere? Sì. Abbassa un po' il foglio così ti guardano anche a quello su. Te la tengo io? Sì. Sì, la tengo. Aspetta. Dimmi se così sta bene. Sì. Poi amico, ha contato la vita di tanti bambini, permettendo loro di uscire fuori. Grazie a lei alla passata. Infatti, il mondo è stupendo e tutti meritano di vivere con le amiche. Anche a livello di cancellino e scolarizzato per le persone che si prendono ora che hanno vinto dei compiti. Grazie a tutti i loro compiti, si sentono molto meglio. Infatti, bisogna sempre cercare di sorridere e pensare positivo. Perciò, invito tutti a lavorare, perché non ci sono dietro, possiamo trovare le esperienze complete con la vita. Vorrei ringraziare la persona che un anno fa ha fatto questa importante iniziativa, il presidente del mio progetto Paolo Valero, persona molto sensibile e altruista. E io te lo conosco da tanti anni, devo dire che ormai non mi sorprendi più, perché hai sempre le parole più giuste, più semplici, ma più toccanti per dare il senso a quello che un amico fa, cioè aiutare gli altri in modo concreto. Sì, mi è venuto da poi, mi è venuto spontaneo. Quindi, no, io mi sento veramente, se ti tocca la seconda famiglia, perché mi sento veramente bene, se potessi avere un piccolo, sarei con voi. Infatti, come ho detto l'altra volta, il mio sogno è lavorare con voi, perché qua non voglio mai stare con voi, perché imparo tanto. E poi, se posso fare un appello molto importante, perché i colorari sono molto importanti per far conoscere il territorio, quindi non quando si mette, quindi passo con il Ministero già di avere il fondo necessario affinché non dicono di più. Poi sono molto contento che adesso di poter vedere un po' di Basilicata da altre persone, infatti è tutto bello. Ma sei bello tu, e quindi che c'è il ragazzo, che pensa sempre agli altri, spende sempre parole per gli altri, sempre oltre, vada sempre oltre. No, questi sono i valori che ha cercato di trasmettere a mia madre, cioè io sono così, non ci posso fare niente, la mia madre si è fatto bene. Mamma Daniela qui è bravissima, sì, no? Sì, sì. Oggi è venuta con te, è stato qui, ti ha accompagnato, non è stato tanto tanto bene, cioè tu hai fatto di tutto per starle vicino, sì, sì. Però adesso tutto va nel verso giusto, sì, sì. No? Sì.